Buongiorno, bentornati a tutti. Siamo sottosopra, siamo qui oggi col professor Massimo Amato, che è un nostro amico, possiamo dire, nel senso che è stato già Potete due volte dirlo. nostro ospite, ne ringrazio. E sono associato all'Università Bocconi di Milano, è un esperto di storia economica, di storia del pensiero economico e soprattutto di storia dei pensieri e dei sistemi monetari e finanziari. Il suo lavoro si concentra sull'interpretazione della moneta come istituzione e sulla messa in luce delle condizioni per la sua sempre più urgente riforma. Oltre ai vari articoli pubblicati su riviste internazionali, ha scritto diversi libri, molti dei quali tradotti in inglese e in francese. E in particolare è stato autore, insieme al professor Fantacci, nel 2016, di un libro per la casa editrice dell'Università Bocconi, il cui titolo è Per un pugno di Bitcoin, che è sicuramente tra i testi più interessanti usciti in Italia su quel tema, con un'analisi economica e anche politica, se vogliamo, dello strumento Bitcoin. In particolare, di recente è diventato co-direttore dell'unità di ricerca sulla Monetary Innovation and New Technologies and Society presso il Buffy Center. Un centro per la ricerca applicata dei mercati internazionali bancari e di regolazione finanziaria, sempre presso l'Università Bocconi. Buongiorno professore, innanzitutto la ringrazio ancora Buongiorno. per aver accettato il nostro invito. È un piacere. E partiamo direttamente allora con la prima domanda. Come Andreas Antonopoulos, che è uno dei guru, diciamo, del Bitcoin, essendo stato quello che ha scritto il primo testo di programmazione diffuso, diciamo, di programmazione Bitcoin per il pubblico, diciamo, tecnico, se vogliamo. Le persone hanno una mitologia della moneta che è basata su poche cose reali, diciamo. E una delle cose positive del Bitcoin è che obbliga le persone a iniziare a fare delle domande sulle fondamenta della moneta. In particolare, lei, professore, nel suo libro, una delle prime cose, frasi, primissime frasi del testo, ne scrive che il Bitcoin è un sistema di pagamento estremamente innovativo e potenzialmente molto efficace, però associato però a un sistema monetario antiquato e pericoloso. Le chiederei un po' di spiegarci questo, diciamo, cosa dietro questa riflessione, insomma, e qual è la Sì, politica economica della Bitcoin. certamente. Ma allora qui la distinzione è fra la tecnologia che ha preso piede a partire dal Bitcoin, che è la tecnologia della blockchain, e l'uso che della blockchain è stato fatto nel progetto Bitcoin. Io trovo che nella misura in cui si riesce e si riuscisse, si sta già riuscendo a separare, diciamo, le potenzialità della blockchain, quindi di una validazione il più possibile decentrata delle informazioni e messa in sicurezza, da una parte, e la dimensione monetaria, il guadagno è evidente. Finché questa cosa non si fa, la perdita si chiama Bitcoin, nel senso che il Bitcoin è proprio un'occasione perduta per pensare diciamo, a una moneta capace di basarsi su delle potenzialità tecnologiche. Come funziona? Bitcoin è una moneta che viene generata come pagamento per l'attività di validazione dei blocchi di informazione di cui si compone la blockchain. La blockchain ha appunto questa capacità di essere una tecnologia che valida delle informazioni, le rende, diciamo così, le mette in cassaforte in qualche modo, nel senso che non, le rende immodificabili, e lo può fare basandosi su una competizione fra validatori che mettono a disposizione una potenza di calcolo che consente a diciamo, insiemi di informazioni di essere validati e inseriti in una catena, blockchain, una catena a blocchi non più modificabili. Quindi, diciamo, l'idea è quella di una tracciabilità perfetta di tutto.
da una parte. Dall'altra bisogna aggiungere che questa tracciabilità è pseudonima, nel senso che noi sappiamo dove vanno, da chi a chi va il Bitcoin, ma non sappiamo chi c'è dietro lo pseudonimo che ha ricevuto, che ha dato il Bitcoin. Ma questo potrebbe anche non essere, diciamo, un problema. Il problema economico consiste nel fatto di legare la creazione del Bitcoin come moneta, come sedicente moneta o come, come pretesa di moneta, ha un'attività che è puramente tecnica di validazione. Il vantaggio lo si vede bene, cioè la blockchain ha la capacità, diciamo, di costruire una forma di trasmissione sicura di informazioni riservate anche su qualche cosa, internet, che sicuro non è. Ok? Che lo si possa fare in questa maniera, solo in questa maniera, non è detto. Se lo si fa in questa maniera, si ottiene una moneta che appunto è mal costruita, perché non corrisponde alle funzioni fondamentali della moneta. Altro elemento fondamentale che forse appunto vale la pena ricordare è che i Bitcoin sono una quantità predeterminata. Quindi il fondatore di Bitcoin, Satoshi Nakamoto, ha predeterminato il numero di Bitcoin che saranno disponibili da qui al 2040. L'offerta, diciamo, è decrescente, quindi c'è stato una grande crescita del Bitcoin all'inizio, e questa crescita decresce nel tempo fino a stabilizzarsi, come dicono i matematici, asintoticamente, cioè attendere indefinitamente i 21 milioni. Ma questo vuol dire, dal punto di vista economico, che noi abbiamo creato qualcosa che pretende di essere una moneta, ma che ha un tratto profondamente deflazionista. Perché chi ha mai detto che la moneta debba essere scarsa? E che soprattutto questa scarsità sia una scarsità predeterminata. Quindi non so se questo può bastare in questo momento, magari possiamo entrare più nei dettagli anche sulla base di quello che tu ritieni che sia più importante per gli ascoltatori di seguire. Però, diciamo, questo elemento è alla base di due aspetti, ecco, mi sento di dirlo già subito. Uno, della capacità di Bitcoin di diventare non una moneta, ma un oggetto speculativo perfetto, meglio dei tulipani. È una cosa che, diciamo, non esiste in natura, è un puro dato tecnologico. La sua utilità è, diciamo così, non serve a niente, a meno il tulipano, se lo lasciavi, diciamo, se lo mettevi per terra ti veniva fuori un fiore, insomma, ma qui non ti viene fuori proprio niente, però ha questa capacità di poter essere scambiato indefinitamente. Quindi, diciamo, questo spiega la sua estrema appetibilità in momenti in cui l'appetito per il rischio si fa alto e i rendimenti, peraltro, degli altri titoli si fanno bassi. Quindi come asset class può essere molto interessante. E questo spiega, diciamo, le variazioni ondivaghe del Bitcoin, che ha avuto delle crescite molto potenti, delle cadute improvvise, è caduto, diciamo, nella prima fase della pandemia, e adesso, anche in relazione alla decisione di alcuni player importanti di acquistarne quantità importanti, ha iniziato un rally che l'ha portato a lì impressionanti, insomma, a $40,000, almeno questo era l'ultimo dato che ho, adesso non so cosa sia successo negli ultimi tempi, ma appunto questo è anche interessante. Per sapere cos'è il Bitcoin dobbiamo costantemente andare a vedere qual è il suo prezzo sul mercato, quindi già questo ci dà l'idea che non possa essere una moneta. È un oggetto di speculazione e proprio per questo non è una moneta. Quindi di fatto non può, diciamo, principalmente, appunto, come definito prima, è un asset, cioè diciamo, non può essere né usato di fatto per gli scambi, se non in teoria, diciamo, per quelli dove uno non vuole essere tracciato, anche se poi anche funziona fino a un certo punto, nel senso, esatto, che poi, no, esatto, lo pseudonimo, però diciamo, come ormai noto, insomma, la cronaca, chiaramente se un sito viene monitorato per un po', poi diventa anche possibile, diciamo, risalire poi alla persona che è dietro, quindi... Sì, sì, ma infatti, diciamo, il fatto che Bitcoin sia legato al dark web, insomma, a pratiche più o meno scure, lo sappiamo, ma diciamo, per certi versi, no, mi verrebbe da dire, non è neanche la sua peggior cattiva caratteristica. Nel senso,
è certo una buona cosa, ma non è la cosa peggiore. La cosa peggiore è che il Bitcoin inquina l'idea che è bene avere della moneta, nel senso che ci sono due aspetti fondamentali. Allora, il Bitcoin viene costruito come un puro ente tecnologico, ma che è anche un assoluto oggetto di proprietà. Cioè, ce l'ho io, nessuno può portarmelo via, nessuno può, diciamo, come dire, violare la mia privacy. Questa moneta è mia e la cedo come e quando voglio, senza dover, diciamo, rispondere a nessuna istanza di controllo, diciamo, generale, collettiva, orientata quindi al bene generale e al bene della collettività. E quindi proprio per questo non è una moneta, nel senso che immaginarsi un sistema di pagamenti che denomina, diciamo, i salari in una moneta che può avere questa variabilità legata agli aspetti puramente speculativi che la contraddistinguono, sarebbe, diciamo, consegnare la società a un'instabilità assolutamente insopportabile e inaccettabile. Abbiamo già visto che cosa fa la moderata deflazione dell'euro, contro la quale quantomeno più o meno grandi risultati, questo lo possiamo valutare un altro momento, ma la BCE quantomeno si sta battendo. Che cosa sta facendo l'Europa? Immaginiamoci una moneta costruita per essere deflattiva. Quando il valore di una moneta aumenta, evidentemente aumenta il suo prezzo rispetto al prezzo di tutti gli altri beni, quindi di fatto c'è una caduta relativa del prezzo degli altri beni. Una moneta che cresce costantemente di valore induce deflazione nel sistema. Grazie mille, carissimo. Ora mi viene in mente, così, insomma, parlando di questa questione, c'è l'evoluzione, diciamo, la seconda moneta, diciamo, digitale più diffusa finora, insomma, di Bitcoin è Ethereum, che però, per esempio, è in un certo senso un'evoluzione, perché è molto più collegata con uno strumento di smart contract, con l'idea dell'internet delle cose, e quindi non so, cioè, così domanda, insomma, un po' molto diciamo astratta, però diciamo, forse non c'è la possibilità che si apra qualcosa e quella moneta diventa una cosa diversa da quello che conosciamo in passato. Ethereum sicuramente, e anche, poi ne parleremo magari in dettaglio, un altro progetto che si chiama Algorand, vanno decisamente nella direzione di fare della tecnologia blockchain qualcosa che non ha un significato immediatamente ed eminentemente monetario. Allora, che cosa può fare la blockchain? Può gestire le informazioni in maniera decentrata, all'interno anche di ambiti ristretti, voglio dire, di utilizzatori, diciamo, autorizzati, ma può gestire le informazioni in maniera decentrata, quindi, se vogliamo, anche semplicemente in maniera più efficiente, rendendo possibili la gestione di certi automatismi. Gli smart contract sono contratti fino a un certo punto, diciamo, sono clausole ad esecuzione automatica all'interno di un quadro contrattuale. Questa dovrebbe essere la formula migliore. Ma questo vuol dire che noi possiamo, diciamo così, informatizzare, automatizzare processi decisionali, processi produttivi, processi, diciamo, di gestione delle informazioni, senza dover per forza accentrare le informazioni. E questo mi sembra, diciamo, il lato più promettente. Allora, quando dicevo che si riesce a separare la blockchain da Bitcoin, si fa una buona cosa, beh, Ethereum è un primo tentativo, Algorand è un tentativo che si vuole ancora più ambizioso, ma che va in quella direzione, e che oltretutto ha anche alle spalle il lavoro crittografico di un grande matematico italiano, che è Livio Micali, peraltro. Quindi, diciamo, anche se, diciamo, i capitali non sono italiani e diciamo la dimensione è chiaramente internazionale, però è chiaro che qui stiamo parlando di una tecnologia che può consentire la costruzione di sistemi di pagamento, di piattaforme di pagamento decentrate, ma allo stesso tempo trasparenti e controllabili, che può dar luogo, diciamo, a una movimentazione, diciamo, delle cose attraverso la loro tokenizzazione. Questo è l'altro aspetto interessante. Cioè, io
non ho per trasferire la proprietà, ho bisogno di trasferire l'atto di proprietà, non necessariamente devo spostare la cosa. A volte, diciamo, la consegna della cosa non è fondamentale per il trasferimento di proprietà. Ci sono quindi tutta una serie di elementi che hanno a che fare, diciamo, con la dimensione logistica delle economie avanzate, che sicuramente nella blockchain hanno un supporto importantissimo. Quindi questa è la strada più interessante, ma appunto se vogliamo, ma lì improvvisamente, diciamo, la dimensione monetaria perde di centralità, laddove Bitcoin è un progetto monetario, è essenzialmente un progetto monetario. Chiarissimo. No, quindi appunto, fallito, torniamo... oserei dire, un progetto monetario fallito dal punto di vista. Ci arriviamo almeno. Sì, diciamo appunto, come i valori in borsa ci dicono che non, in qualche modo non è fallito, però probabilmente... Ma diciamo ancora una volta, ma in borsa, cioè, è fallito perché sta guadagnando, è fallito perché sta perdendo, ma il fatto di, diciamo, sapere che Bitcoin è qualche cosa che posso, di cui posso rammaricarmi amaramente di averlo comprato, di averlo venduto a seconda dei momenti del mercato, questa è la prova che non è una moneta. Se c'è qualcosa che devo stare attento al momento in cui la devo cedere, perché se la cedo nel momento sbagliato posso avere delle perdite enormi, se la cedo nel momento giusto posso avere dei guadagni altrettanto enormi, però con le perdite degli altri, evidentemente. Questo, diciamo, toglie alla moneta il suo tratto pacificatore. La moneta è quella cosa che, ceduta da me a te o da te a me, lascia entrambi in pace, cioè serve a pagare. Allora, l'etimologia di pagamento è interessante, questo lo dico anche nei miei libri, ma suona nelle orecchie di un parlante italiano abbastanza normalmente. Pagare, appagare, fare la pace sono letteralmente parole che hanno la stessa radice. La radice della parola latina pace, pax. Quindi, diciamo, una moneta che invece di fare la pace fra coloro che se la scambiano, in qualche modo identifichi dei losers e dei winners, beh, evidentemente non è una moneta. Mettiamola in questi termini. Può essere che, appunto, cioè, voglio dire, devo ammettere che in certi momenti mi sono rammaricato io stesso di non aver fatto, oltre che parlarne male nel libro, averne comprato un po' quando costava poco, perché in effetti, voglio dire... Però in realtà è un rammarico che ho fino a un certo punto, in realtà è una battuta, ma è diciamo il rammarico di chi ha perso la lotteria, ma non di chi sta provando a costruire un sistema economico al contempo giusto ed efficiente, perché diciamo i due elementi che diciamo devono stare insieme con la moneta sono questi, ma diciamo per certi versi coincidono in un elemento fondamentale che caratterizza la moneta, che è la stabilità. Una moneta stabile è allo stesso tempo giusta ed efficiente. Sì. Ecco, no, quindi facciamo appunto un attimo un passo indietro. Nonostante questa questo non funzionamento come moneta, però l'arrivo del Bitcoin, ormai 12 anni fa, insomma, non super giù, ormai 12 anni dal famoso, insomma, articolo di Satoshi, c'era un grande comunque fervento soprattutto in determinati ambienti, come direbbe insomma lo storico e autore, diciamo, saggista bestseller Yuval Harari, la moneta è la più è la storia di maggior successo mai inventata dall'uomo, e in particolare insomma negli ambienti della destra liberale, insomma soprattutto americana, anche insomma, siamo anche all'Istituto Bruno Leoni in Italia, insomma l'arrivo di Bitcoin ha avuto un grande entusiasmo, insomma ha portato con sé entusiasmo che ad esempio anche un professore della Virginia University, Davide Columbia, ha organizzato un interessante libro sulla filosofia politica del Bitcoin e che anche ad esempio in alcuni telefilm, penso, non so, quello Startup, che è una serie televisiva che
che va, cioè, sopra in video, insomma c'è molto questa retorica anche, cioè, libertaria, ma anche diciamo, quasi rivoluzionaria, come, diciamo, di abbattimento e di superamento, diciamo, delle banche come luoghi centrali, quindi di potere, quindi, e quindi cattivi rispetto all'individuo. Volevo chiederle possibilmente un po' di cioè di dirci un po' quali sono gli elementi ideologici, appunto, che stanno dietro questa narrazione, insomma. Sì, diciamo, il Bitcoin è il, come direbbero i francesi, il dada, il giochino preferito degli anarcocapitalisti, i quali, diciamocelo francamente, sono più capitalisti che anarco, diciamo così, o meglio, interpretano l'anarchia come, come dire, in maniera ipocantiana, perché l'anarchia è la mia possibilità di fare quello che voglio, poco importa cosa accada a te, diciamo così, dove l'anarchia come istituto di libertà è la libertà per tutti, e quindi in questo senso che trovo un limite, diciamo, nel fatto che non possa essere tolta a nessuna questa libertà. Quindi questa e qui c'è, però lo dico perché qui c'è proprio la contraddizione. Allora, come ragionano gli anarcocapitalisti? Si ispirano ad Hayek, anche se poi Luca Fantaci ha mostrato in un gran bell'articolo che, diciamo, quando Hayek pensa a una rottura del monopolio di emissione della moneta da parte dello Stato, pensa a un'altra, ad altre forme, ad altre, diciamo, modi di funzionamento della moneta merce, che non sono perfettamente, diciamo, ripresi dal Bitcoin. Ma al di là di quello, guardiamo l'intenzione. Come si ragiona? Si dice: ah, ragazzi, il monopolio non è mai bene. Qualunque mercato che abbia un elemento o elementi di monopolio è un mercato meno efficiente e ingiusto dal punto di vista dell'utente finale, cioè del consumatore. Quindi abbiamo provato a, diciamo, mettere concorrenza dappertutto, perché non la dobbiamo mettere in campo monetario? Perché questo infame monopolio dell'offerta di moneta? Che ognuno offra la moneta e vinca in qualche modo per selezione la migliore, no? Benissimo, questa è la logica, no? Quindi dobbiamo rompere l'ingiusto, insensato, inefficiente monopolio delle emissioni di moneta, perché così come tutte le altre merci, la moneta deve poter essere prodotta in regime di concorrenza, perché la concorrenza porta il vantaggio per l'utente finale, sostanzialmente. Ora, voglio dire, io posso anche credere che la concorrenza sia meglio del monopolio, per esempio nel mercato, posso dire, degli ortaggi, piuttosto che dei prodotti tecnologici e quello che vogliamo. Ma la questione è: la moneta è o non è una merce? Perché questa è la vera questione che il Bitcoin pone, proprio perché radicalizza la questione. Perché se la moneta non fosse una merce, allora la questione della produzione in concorrenza non si porrebbe. Ok? Quindi io direi che quello che emerge è un tratto ideologico che non è solo, diciamo, delle frange estreme dell'anarcocapitalismo iperliberale, ultraliberale, che davvero non riesce a pensare allo Stato se non come una cosa morta, diciamo, come gli indiani d'America, diciamo così, l'unico indiano buono è un indiano morto, insomma. Ma è una rappresentazione che è molto più, diciamo, strisciante, molto più diffusa, quindi anche se, appunto, in forme più meglio presentabili, meglio più ben vestite, più moderate, ma questa rappresentazione del fatto che la moneta sarebbe una merce. E se non lo fosse? E se fosse qualcosa che non ha il tratto della merce, perché non ha neanche il tratto della cosa, allora forse questa è la questione che emerge ideologicamente al Bitcoin. Allora, io vorrei opporre alla definizione implicita del Bitcoin come cosa, come oggetto di proprietà esclusiva ed assoluta, e così è costruito il Bitcoin in Satoshi, e se volete anche in Hayek e i cosiddetti austriaci, insomma, ma in Hayek in maniera abbastanza evidente, contrapporrei la definizione che dà Kant di moneta, che è una definizione che gli viene da Smith, che poi gli viene, a cui a sua volta viene da San Tommaso, e a cui a sua volta viene da Aristotele. No? La moneta, dice Kant, è quella cosa che posso usare solo cedendola.
La moneta è moneta quando la do via, non quando la tengo. E allora, se la moneta è propriamente moneta nel suo essere ceduta, non è una cosa. Anzi, più è cosa, più tende a sfuggire alla sua funzione fondamentale. Più ha una dimensione, diciamo, di tesaurizzabilità, più la funzione di mezzo di scambio, diciamo così, è messa in discussione. Questo mi sembra il punto fondamentale, cioè è anche un libro che vuole essere scherzoso, quello che abbiamo scritto con Fantacci sul Bitcoin, per cui noi descriviamo il Bitcoin per i suoi fondatori è la cosa tutta mia, lo scriviamo tutto attaccato perché è veramente il giochino del bambino che non vuol crescere, il giochino del bambino anarcocapitalista che non ha nessuna idea di come si istituisce una misura. La moneta ha a che fare con l'istituzione della misura per una comunità. Dopo si fa la concorrenza, dopo ci sono le tensioni, dopo si può discutere anche, diciamo, animatamente, ma la misura non si istituisce per selezione naturale. Questo è il fondo del pensiero di Von Hayek. Von Hayek nel saggio La denazionalizzazione della moneta lo dice chiaro all'inizio: la moneta è come il linguaggio, si crea per evoluzione. Ora, la moneta è proprio come il linguaggio, non si crea per evoluzione. Si crea proprio per istituzione. Bene, direi che abbiamo, diciamo, possiamo passare, diciamo, oltre, diciamo, un po' liquidato, se vogliamo, diciamo, il progetto contenuto originario, insomma, del Bitcoin per la sua funzionalità. Sicuramente. Diciamo, dal Bitcoin originale, insomma, abbiamo già accennato prima, facendo altri due nomi, contenuti di criptovalute, insomma, e comunque negli ultimi 10 anni ci sono stati vari esperimenti. C'è stato anche un ennesimo, diciamo, le scorse settimane, grazie anche a un tweet di Elon Musk, c'è stato un ulteriore sbalzo, diciamo, in borsa di un'altra di queste monete. Però volevo un attimino spostarmi leggermente da questo punto di vista, cioè, nel senso, oltre che le tante, appunto, monete pensate in varia forma anche su mercati magari già definiti un po' più piccoli, però sempre sullo stile, appunto, del Bitcoin, ci sono stati anche esperimenti che in qualche modo sono diversi per natura, e adesso magari chiediamo anche al professore di spiegarci un po' in cosa cambiano rispetto al Bitcoin tradizionale. Sono l'esperimento, diciamo, che lanciato un paio di anni fa ormai da Facebook con la moneta Libra, che all'inizio ha avuto un po' di scudi, diciamo, da parte di alcune banche centrali, poi in realtà comunque sta andando avanti, e poi soprattutto alcune banche centrali, a cominciare da quella cinese, arrivare alla BCE, stanno appunto lanciando delle ipotesi di monete digitali. In particolare, tra l'altro, in Bocconi avete settimana scorsa ospitato Ulrich Winsale, che generale, esatto, della divisione infrastrutture di mercato e pagamenti della BCE, che appunto ha approfondito un po' questi temi, tra l'altro è uscito anche sul Sole 24 Ore, su Econopoli del Sole 24 Ore, su articolo in cui dice alcune cose a riguardo, e tra l'altro poi metteremo nei link nei commenti, così chi vuole può anche approfondire alcune di queste cose. Quindi volevo chiederle, appunto, se poteva un po' ricostruire la mappa, diciamo, di queste differenziazioni rispetto al progetto originale. Certo, dicevo, forse è un elemento che non è ancora uscito bene, ma che vale la pena mettere comunque in evidenza. Pur essendo, diciamo, concettualmente un disastro, tanto più disastroso quanto più ha successo, perché un disastro che ha successo è peggio di un disastro che non ha successo dal punto di vista, diciamo, delle occasioni concettuali perse. Pur essendo questo disastro, Bitcoin ha, come si dice, buttato il sasso in piccionaia, diciamo, ha gettato il sasso nello stagno, altro modo di dire, insomma, ha creato delle onde e ha smosso le acque, letteralmente, ha smosso le acque di una tranquilla ortodossia che, appunto, si adagiava sull'idea del fatto che la moneta
è una merce, ma senza trarne le conseguenze più estreme. Traendo le conseguenze più estreme, diciamo così, Bitcoin ha costretto i custodi dell'ortodossia monetaria a prendere le distanze da quel modo di ragionare. No? È stato interessante che le banche centrali hanno cominciato a muoversi proprio mettendo in discussione con precisione quegli aspetti di Bitcoin che ne facevano veramente una cosa e una merce. Quindi ammettendo, in qualche modo, le banche centrali, che quello che loro fanno non è produrre una cosa, ma istituire una misura sulla base di un mandato che è un mandato, diciamo, pubblico e quindi in questo senso politico, istituzionale. Cioè, la moneta è un oggetto istituzionale. Questo è l'aspetto interessante. E quindi va costruita, la sua stabilità va costruita e la nozione di stabilità che ha a che fare con la moneta è una nozione profondamente pubblica, cioè deve essere una stabilità per tutti. No, c'è una mission di stabilità per la collettività che deve orientare, regolare, delimitare evidentemente anche quell'enorme potere che le banche hanno, che è di creare, e il sistema bancario nel suo complesso, ma le banche centrali in particolare hanno, di creare moneta da nulla. Questo è il segreto di Pulcinella, diciamo così, che la polarizzazione indotta da Bitcoin ha creato. O hanno ragione i bitcoiniani e la moneta è una cosa, oppure non hanno ragione e allora la moneta non è una cosa. Ma allora da dove viene? Beh, evidentemente, anche se fa paura dirlo in un contesto, diciamo, nichilistico, perché il nichilismo è la paura del nulla, nient'altro che quello, no? E il fatto di non volerne sapere proprio nulla del nulla, beh, la moneta invece proprio da lì viene, quindi ha una dimensione che sfugge al trattamento ordinario, tecnologico, nichilistico delle nostre società. Questo è il primo aspetto. Che cosa si è provato a fare allora però? Questo sasso in piccionaia ha cominciato a raguzzare l'ingegno. In prima battuta a livello privato si è detto: va bene, il Bitcoin è cripto, molto bene, però non è valuta, nel senso molto male, perché oscilla troppo. Dobbiamo stabilizzare quella cosa che chiamiamo Bitcoin, che è ben concepita dal punto di vista tecnologico perché è cripto, ma mal concepita dal punto di vista economico perché è troppo volatile. Allora, da cryptocurrencies a stable coins, questo è il passaggio, no? Monete stabili, criptovalute stabili. Però ancora una volta, come le stabilizzo queste criptovalute? Beh, evidentemente facendo, diciamo, garantendole con un paniere di valute ufficiali o di asset dal valore molto stabile, safe asset, no? Che ne garantiscano in qualche modo il valore. Questa è l'idea fondamentale. No? Una moneta può essere, diciamo, costruita come moneta elettronica, come criptovaluta addirittura, ma, diciamo, nella misura in cui io la associo a un controvalore in moneta ufficiale, stabilizzo quel rapporto che invece continua a oscillare sui mercati col Bitcoin, no? Cioè, quanto vale, quanti dollari vale un Bitcoin? Devi andare a vedere ogni istante, letteralmente ogni istante. Uno stablecoin ti dice a quanti dollari corrisponde lo stablecoin stesso e viceversa, a quanti stablecoin corrisponde un dollaro. Quindi questa operazione di stabilizzazione che si fa in questa maniera, col backing, come si dice, quindi con la garanzia di titoli sicuri dietro, questa operazione renderebbe la cryptocurrency, che per definizione, ecco, questo è un altro aspetto importante, è globale, cioè non è nazionale, è costruita per essere una moneta che io trasferisco dall'Alaska a Timbuktu in un nanosecondo, no? Attraverso semplicemente le connessioni della rete. Quindi una moneta. Avremmo la possibilità quindi di costruire una moneta internazionale stabile. E anche qui il sasso in piccionaia nasce dal fatto che una moneta internazionale stabile noi non ce l'abbiamo dal 1971, perché dal 1971 abbiamo una moneta nazionale in funzione internazionale, il dollaro, che però ha le sue instabilità, cioè che, come dire, non ha un rapporto fisso con l'oro, cioè che non ha un rapporto fisso con le altre monete. Quindi siamo in un sistema di cambi flessibili e diciamo così,
toglie al dollaro anche quell'ultima parvenza di moneta internazionale che aveva nella misura in cui era backed, come appunto era garantito da un controvalore in oro. Quindi riemerge la questione della moneta internazionale e Libra ovviamente anche qui è stato un colpo molto molto forte, ancora una volta vale, possiamo dire, la autodefinizione che Soros diede di sé un giorno: sono uno speculatore, sì, ma che cosa fa uno speculatore? Mette il dito sugli errori dei regolatori. Se i regolatori non fanno errori, lo speculatore non specula, diciamo così, no? E quindi anche qui Libra è possibile solo perché c'è un vuoto che si chiama assenza di una moneta, di una moneta internazionale sufficientemente stabile e sufficientemente ampia nella sua offerta per servire gli scambi internazionali. Allora, questa è stata la forza. E anche qui, diciamo, le istituzioni hanno dovuto reagire di conseguenza. Le stable coins, ma questo lo ammettono tutti sistematicamente, ormai non è più neanche un segreto, cioè non è che lo si dice solo in un ordine ristretto, ormai è una cosa, come dire, di senso comune fra gli esperti, quantomeno. L'unico effetto veramente positivo delle stable coins, cioè il progetto Libra, è stato quello di dare una grande spinta ai progetti di monete digitali di banca centrale. Quindi cosa mettiamo assieme? La tecnologia, non necessariamente cripto, ma digitale, diciamo così. Quindi la possibilità di una moneta stoccabile, trasparente, tracciabile, trasferibile con estrema facilità, gestibile quindi, diciamo, sulla base delle punte tecnologiche che abbiamo a disposizione, ma allo stesso tempo confidata a quell'istituzione che ha la missione pubblica di renderla stabile. Questo è il motivo per cui c'è stato, possiamo proprio vedere, diciamo, il dramma in tre atti, no? Libra che arriva, fa la sua dichiarazione, francamente un po' troppo baldanzosa, perché io lo lessi il white paper e mi dissi: ma con questo white paper, se non c'è nient'altro, non si va veramente da nessuna parte. Non era un'ipotesi credibile. Fu un annuncio. A questo annuncio ci fu una reazione molto forte. Voi questa cosa non la fate. Questo fu il messaggio molto chiaro. Occhio, occhio, perché è la volta buona che veramente vi mettiamo le mani addosso, diciamo, le mani pubbliche addosso. Quindi che cosa è successo? Sono partiti i progetti, si sono accelerati i progetti di Central Bank Digital Currency e la versione 2.0 del white paper di Libra è una versione molto più modesta. Dice: per l'amor di Dio, qui non vogliamo surrogare nessuna funzione pubblica di creazione monetaria, però, come diceva un trio napoletano, a disposizione. Cioè, se avete bisogno di noi per fare delle piattaforme di pagamento, beh, evidentemente questo sì che può essere messo, diciamo, in un gioco competitivo. Cioè, una volta che c'è una moneta internazionale o delle monete comunque digitali di banca centrale, anche nazionali, il modo in cui possono essere, diciamo, fatte circolare può accadere all'interno di quella che si chiama normalmente partnership pubblico-privato. Ma ancora una volta, forse questo è un bene, nel senso che tutto questo che noi stiamo dicendo sta provocando quello che potremmo definire uno spacchettamento delle funzioni, no? Cioè, fino a questo momento, quando dicevamo monete, dicevamo banca centrale, banconote, sistema delle banche commerciali, creazione di moneta bancaria e, in ultima istanza, backing della moneta bancaria da parte della moneta di banca centrale, no? Questo voleva dire anche che, diciamo, che la moneta era un tutt'uno in una struttura estremamente gerarchica e estremamente compatta. Ora, qui stiamo cominciando a vedere che forse possiamo spacchettare le funzioni, che forse non è detto che tutte le monete debbano fare tutto, che una moneta debba fare tutto, che quindi ci possono essere delle specializzazioni, che ci possono essere dei diversi livelli in cui addirittura il pubblico e il privato lavorano assieme. Allora, emissione è un fatto pubblico. Trasmissione è un fatto privato, o meglio, è un fatto in cui un certo grado di concorrenza regolata fra piattaforme che offrono servizi di pagamento potrebbe avere un senso. Io questo mi sono permesso di dirlo
già subito dopo l'uscita di Libra, e l'ho detto anche, diciamo, è capitato di dirlo direttamente al, diciamo, al responsabile della ricerca di Libra. Ragazzi, voi non avete nessun vantaggio e nessun diritto, secondo me, di emettere moneta, avete tutte le possibilità di rendere un servizio alla costruzione di sistemi di pagamento. Questo potrebbe essere il quadro interessante da guardare. Aggiungo solo un ultimo elemento, anche perché poi il tempo vedo che corre via veloce, quindi se mi vuoi fare un'altra domanda è meglio che mi fermi. Però se guardiamo nel dettaglio la proposta di Ulrich Wienzeil, che tu hai citato, ti ringrazio, e che è stato veramente estremamente interessante nel suo seminario l'altro giorno, ma la proposta che lui fa con assieme a Fabio Panetta, è una proposta ufficiale, prenderà il suo tempo, che non sostituirà il cash perché si affiancherà il cash, ma anche questo mi sembra del tutto giusto, una concorrenza smooth, diciamo, smussata, che dovrà far vedere qual è lo strumento che deve essere prediletto, che deve essere preferito. Bon. Ma che cosa sta dicendo? Qual è l'essenza del progetto di Panetta Wienzeil? È quello di immaginare una CBDC, una moneta di banca centrale digitale a due livelli, che entro un certo margine di quantitativo di detenzione, se è detenuta entro un certo margine, addirittura può essere remunerata con dei tassi anche ragionevoli, rispetto, diciamo, all'andamento complessivo dei tassi sui mercati. Oltre un certo livello potrebbe essere addirittura aggravata da tassi negativi. No? Quindi, e questo a differenza del cash. Qui lo vediamo bene che cosa vuol dire la tecnologia. Se io ho un cash di tipo digitale, quello, diciamo, mentre la banconota la metto sotto il materasso, se il cash digitale lo metto sotto il materasso, diciamo, il sistema me lo ritrova, quindi voglio dire non sfuggo alla regolazione, diciamo. Quindi potrebbe essere proprio, diciamo, l'occasione per applicare in maniera sistematica i tassi negativi proprio alla detenzione di moneta di base, il che vorrebbe dire che, diciamo, tutta la struttura dei tassi negativi passerebbe dalle riserve delle banche in BCE ai conti correnti fino, diciamo, al cash, con un effetto, stiamo a sentire Gesell, io ho poi tutti i miei dubbi, ma insomma con un effetto potenzialmente, diciamo, di sostegno dell'utilizzo della moneta come mezzo di pagamento. E se tenerla via mi costa, allora a quel punto la do via, cioè la rimetto in circolazione e vado a cercare quelle occasioni di spesa che la prospettiva della deflazione mi consiglia invece di rinviare. Io non sto parlando oltretutto della massaia, diciamo così, o del massaio, insomma dell'uomo della strada, sto parlando di grandi detentori di grandi quantità di moneta che possono, in una situazione di aspettativa di deflazione, rinviare sine die il momento dell'acquisto, no? Perché contano di poter acquistare a prezzi sempre inferiori, quindi con un atteggiamento speculativo. Allora, il bello di tutta l'operazione Panetta Wienzeil è che lo scopo, io non so se ci riusciranno e come lo faranno, ma lo scopo è dichiarato. Si fa una moneta a due livelli, two tier CBDC, quindi una moneta veramente concepita con due aree separate, sottomesse a regole diverse, perché si vuole premiare la funzione di mezzo di scambio e in qualche modo sanzionare la funzione più speculativa di riserva di valore. Quindi stiamo, diciamo così, la tecnologia potrebbe rendere possibili delle forme di moneta che sono concettualmente del tutto, erano da tempo concettualmente, erano concepibili, semplicemente, erano concepibili, ma potevano essere difficilmente fatte. Interessantissimo, senti. Interessante. No, che come diceva prima, il tempo a nostra disposizione sta un po' venendo meno. Quindi vorrei fare un'ultima domanda al professore, che, come appunto detto prima, è uno
storico, uno studioso del pensiero economico, ma non è un mago, insomma, non ha sfere di cristallo. Ciò nonostante, mi spingerei a chiedergli cosa prevede per il futuro. L'esistenza, diciamo, di una moneta digitale globale potrebbe essere una delle risposte per in una fase appunto di particolare turbolenza in cui, come dicevo prima, insomma, non abbiamo più una moneta diciamo di riferimento come poteva essere quello durante il periodo del gold standard, e che è stata sostituita in questi ultimi quattro decenni dal dollaro, però sul presupposto del fiat money, che chiaramente ha avuto una serie di ripercussioni che sono state di fatto basate su un principio extraeconomico, quindi sulla presenza della superpotenza mondiale, sulla potenza militare e tutta una serie di presupposti che insomma nell'attuale fase storica stanno pian pianino venendo meno. Chiaramente appunto lo storico americano Neil Ferguson sottolinea come anche se per ora insomma la banca centrale americana, la Fed, insomma, è stata abbastanza in disparte rispetto a alcuni di questi progetti di moneta digitale, però sarebbe molto intelligente per l'America diciamo entrare in questa, diciamo, in questa sfida per il futuro, insomma, che è una sfida di fatto geopolitica. Quindi quello che chiederei al professore per concludere è cosa, in base a tutti questi, diciamo, nuovi agenti, insomma, anche appunto aziende private che cercano di entrare anche se nel caso con i limiti che dicevamo prima, però quale potrebbe essere lo scenario da qui ai prossimi 20 anni, non so, insomma, come potrebbe evolversi quantomeno questa sfida nei prossimi anni? Lo scenario non lo so, la scena, diciamo, i termini della questione si possono in qualche modo, quelli sì, vedere. Io partirei da qualche cosa che abbiamo già messo in evidenza, cioè il fatto che da 30 anni a questa parte, scusate, 50 anni a questa parte, festeggiamo proprio il 15 agosto prossimo, festeggeremo i 50 anni della sospensione del regime di Bretton Woods. Da 50 anni a questa parte noi in nessun modo possiamo dire di avere una moneta internazionale. Abbiamo una moneta internazionale in funzione di moneta internazionale, cioè in funzione di valuta di riserva. Allora, ancora una volta, il problema non è tanto l'ingiustizia o l'immoralità o la insostenibilità politica della cosa che deve farci paura. Cioè non è tanto l'exorbitant privilege, no? Il privilegio esorbitante che ha uno Stato di utilizzare, diciamo, la propria moneta per pagare i propri debiti internazionali, sostanzialmente. Questo è il vantaggio, no? Mentre tutti gli altri stati, tutte le altre economie per pagare i loro debiti internazionali devono procurarsi moneta internazionale, cioè dollari, gli Stati Uniti possono evidentemente invece, come dire, vivere con una posizione di debitore netto mondiale e allo stesso tempo non avere la loro valuta messa in discussione. Perché? Perché qui c'è proprio un dilemma che fin dall'inizio Bretton Woods era stato messo in evidenza, il dilemma di Triffin, no? Già ai tempi della convertibilità in oro, cioè perché l'oro era uno stable coin, mettiamolo in questi termini, perché era convertibile in oro. Allora, quanto più sei convertibile in oro, tanto più sei appetito, quanto più sei appetito, quanto più si chiede, ma perché tu come dollaro, perché il dollaro possa circolare, diciamo, al di fuori dei confini dell'economia americana, quindi come moneta internazionale, bisogna che l'America abbia un debito internazionale, cioè abbia una bilancia commerciale, addirittura una bilancia dei pagamenti, diciamo, negativa. Okay? Potrebbe addirittura avere appunto non solo il current account, ma anche il financial account negativo. E da qui il dilemma, perché la moneta è stabile, cioè, finché gli Stati Uniti hanno, diciamo, un surplus, ma la moneta circola solo se gli Stati Uniti hanno un deficit. Quindi abbiamo, diciamo, quello che gli economisti chiamano un trade-off, cioè un dilemma fra due cose che non si possono avere contemporaneamente: la botte piena delle riserve auree americane e la moglie ubriaca dell'abbondanza di dollari in circolazione. Ora, questo stesso dilemma che poi portò alla crisi di Nixon del 71, si ripropone adesso, se ne parla proprio come di un new Triffin dilemma. E cosa si dice sostanzialmente?
che una moneta può essere moneta di riserva internazionale se i titoli emessi in quella moneta, in particolare i titoli del debito pubblico emessi in quella moneta, vengono considerati safe, cioè stabili. Cosa vuol dire safe in maniera precisa? Che il loro valore atteso rimane stabile in aspettativa. Quindi rendono poco, ma diciamo mettono al riparo, in questo senso sono safe, dalle brutte sorprese della variazione. L'opposto del Bitcoin. Bitcoin ti fa guadagnare molto ma perdere molto, diciamo i bond americani ti fanno guadagnare poco ma non ti fanno perdere niente, cioè ti fanno essere sicuro di quello che hai in mano. Okay? Ma anche qui evidentemente c'è un limite. Quanto si può espandere l'offerta di dollari come moneta internazionale? Quanto si può espandere il debito americano? E quanto si può espandere il debito americano prima che venga considerato non safe? Perché, voglio dire, la safety, la sicurezza dipende, diciamo, dal fatto che non ci siano dubbi sulla ripagabilità, nel senso della servibilità di quel debito. Ora, noi sappiamo che in termini assoluti il debito americano è il più grande del mondo. Raddoppiamolo, può essere che sia ancora sostenibile. Raddoppiamo il raddoppiato, quindi quadruplichiamo, è ancora sostenibile? Forse, ma è evidente che non possiamo andare avanti così all'infinito. Perché c'è un limite toccato il quale il dollaro smetterebbe di essere il debito smetterebbe di essere safe e il dollaro smetterebbe di essere una reserve currency, una moneta di riserva. C'è quindi spazio in questo dilemma per altre monete di riserva. Allora, è chiaro che una CBDC denominata in euro, una CBDC europea, potrebbe aspirare a diventare una moneta. Soprattutto se, diciamo, il debito pubblico europeo, ma qui è un'altra mia proposta su cui non voglio parlare troppo, però insomma diventasse un debito comune, cioè ci fossero degli eurobond. Ci fossero degli eurobond, sarebbero dei safe asset, l'euro diventerebbe a tutti gli effetti una moneta di riserva, eccetera, eccetera. La cosa interessante però potrebbe essere questa, quantomeno per avvicinarsi a qualcosa come a un ordine internazionale condiviso e non semplicemente basato sui rapporti di fatto, non dico neanche di forza, ma sulle situazioni di fatto che possono rovesciarsi in ogni momento. L'America è forte ma potrebbe essere debole e poi ci sono le aspettative su come possa andare che a loro volta determinano, diciamo, un'instabilità generale e quindi, come dire, portano problemi. Una possibile, diciamo, via di soluzione è stata proposta nel 2019 dall'allora governatore della Banca Centrale d'Inghilterra, prima era governatore della Banca Centrale del Canada, è stato il primo non inglese a diventare governatore della Banca d'Inghilterra, quindi evidentemente per meriti sul campo, e in effetti Mark Carney è un personaggio estremamente interessante. Lui disse: ma a questo punto, proprio perché c'è una domanda di moneta internazionale che non può che crescere, soprattutto se vogliamo che il commercio internazionale continui a crescere e abbia quindi l'effetto trainante che per le economie che può avere il commercio internazionale, e allora dobbiamo dotarci di una moneta internazionale stabile. E qui, punto, stabile cosa vuol dire? Che non ce ne sia troppa da far venire il dubbio che non vale niente. Proposta, quella che lui chiama una synthetic hegemonic currency, cioè mettiamo assieme, costruiamo una moneta digitale formata da un paniere di monete digitali di banca centrale. Quindi questo potrebbe essere anche proprio un modo per andare verso una gestione coordinata, diciamo, delle questioni monetarie internazionali. Dopodiché però noi sappiamo, e mi fermerei perché è un'ora giusta che sto parlando, quindi mi sembra che posso abusare di più della pazienza di chi mi ascolta, diciamo, tutto ciò avrebbe un enormemente senso dal punto di vista economico, mette in gioco evidentemente la questione geopolitica degli equilibri. E lì, diciamo, la questione è gli stati che giocano il grande gioco sono in grado di parlarsi o non riescono o preferiscono, diciamo, andare allo scontro? Perché questa questione è ancora aperta, e la questione monetaria potrebbe diventare un modo per organizzare la pacificazione, ma anche un modo per evidentemente spingere verso scenari di guerra. Quindi da questo punto di vista veramente dipende, e non mi strapperai nessuna previsione, però la scena credo di averla data. I scenari sono vari, ma la scena è questa: la scena della costruzione istituzionale di una moneta internazionale.
lo scenario è chiaro, insomma. Quindi ringrazio ancora tantissimo il professor Amato per il tempo che ci ha dedicato e su tutti i temi estremamente interessanti. Probabilmente ci sono anche altre cose da approfondire, insomma, spero avremo occasione in futuro, insomma, magari anche quando ricominceremo anche a incontrarci di persona, insomma, sarà una bella cosa e dovrebbe arrivare, insomma, prima o poi penso che ci riusciremo. Ci speriamo ancora dopo un anno. E niente, ricordo ancora un'ultima volta il libro che ha scritto insieme al professor Fantacci per un pugno di Bitcoin, che tra l'altro è stato, diciamo, a novembre è stato pubblicato anche nella versione in lingua inglese, che è uno dei testi sicuramente migliori su questo tema, perché è molto... non entusiasta, però appunto mette insieme una serie di tasselli per comprendere meglio le implicazioni non solo tecnologiche, ma appunto economiche del fenomeno. Ringrazio ancora e a presto. Grazie a voi.